Come promesso, un segmento dedicato esclusivamente alle ragazze italiane. Perché? Perché noi giovedì scorso siamo andati a trovarle l'allenamento prima della partenza in Scozia, Edimburgo, siamo andati in Franciacorta, a Rovato. Il Rovato porta fortuna perché le ragazze hanno vinto, hanno convinto anche in chiave qualifica per il campionato mondiale di rugby. Andiamo a sentire il nostro reportage, vediamo quello che noi abbiamo vissuto quella serata lì, abbiamo parlato anche con l'allenatore, con la capitana e i giocatori, anche la ragazza Maria Magatti che ha fatto una ottima partita. Vediamo. Stavamo parlando della Leonessa. Sì, è stato un volo effimero. E era qui, in questo territorio, in questo stadio, giocavano la Leonessa, che ha giocato anche. Mi ricordo benissimo la partita contro Clermont-Ferrand, la Leonessa qui. Si sta arrabbiando l'allenatore però. Me l'ho trovato subito, la domanda sorge spontanea. Ho visto comunque un buon immaginario, cioè il gioco avete fatto a vuoto, l'ho visto senza bene, tranne un momento che ho dovuto urlare un pochino. Io sono curioso, cosa dicevi lì? Urlo, ma no, lo so, no, però di professione. Sì. No, allora il problema sarà anche la criticità della partita in Scozia. Abbiamo fatto le due partite dure, la seconda buona, dove però a essere stimolata è stata la difesa. Infatti. Adesso ci aspetta una partita dove dobbiamo imporre il nostro gioco. La confidenza che abbiamo con la difesa ancora non la riusciamo a raggiungere per l'attacco, perciò stiamo lavorando. Il fatto di recuperare e rilanciare. Sì, la chiave è quella lì, ormai nel rugby moderno, quella lì. Ma noi dobbiamo migliorare anche sul nostro lancio di gioco, cioè usare meglio i nostri palloni, sicuramente poi finalizzare il lavoro della difesa per contrattaccare, indubbiamente, e dobbiamo aumentare la qualità dei nostri palloni, quindi perciò ci siamo concentrati sull'attacco. Comunque il movimento Rai Frenet è in crescita, cioè bisogna semplicemente darle più visibilità, perché in Italia già è che il rugby 15 non abbia tanta visibilità, il rugby delle ragazze idem, meno, quindi quella è la chiave secondo te per attirare di più gente, manca la quantità. La quantità che sta crescendo, poi dovremo aumentare la qualità, insomma è sempre un circolo, la visibilità sono i risultati che ti portano visibilità, insomma è tutto una questione. Quando la cultura sportiva è scarsa, il problema sono i risultati. Quello certo è che sappiamo che solo attraverso il lavoro riusciamo a migliorare sotto tutti gli aspetti. Com'è giocarsi un Sei Nazioni partendo con la consapevolezza di essere la rappresentativa che ha fatto meglio in questi anni? No, questo infatti. Io tendo sempre. Allora, è una domanda ovviamente corretta, spontanea, però è difficile paragonare sia il Sei Nazioni dell'Under 20 che il Sei Nazioni della squadra maggiore. Sì, fa piacere, noi siamo contenti per il nostro lavoro, ma non ci offendiamo se la maggiore vince tutte le partite, anzi siamo lì a tifare. È meglio per tutti, non è tutto il movimento. No, però dico rispetto agli altri anni, no? Poi sì, comunque devi. È quello che sei portato a confermare, cioè quantomeno ormai l'aspettativa si alza, quindi quantomeno confermare quello che di buono hai fatto negli anni precedenti diventa obbligatorio, quindi questo sicuramente aumenta pressione, però. È ovvio che in una crescita di tipo sportivo tu accetti questo e confermare anche per te come obiettivo personale diventa il minimo, anzi aspiri sempre a cercare di fare qualcosa in più. La partita di domenica in Scozia è complicatissima, nel senso che tutte e due siete rimaste escluse dai mondiali e in quella appena chiusi e in quella partita vi giocate entrambe il passo. Certo. Sì, è una partita difficile per il discorso che facevo prima sulla confidenza. Sai, noi quando affrontiamo squadre come l'Inghilterra, insomma, che alzano il nostro livello, il livello proprio della prestazione, noi ci parte, cerchiamo di adattarci, quindi anche la nostra prestazione si innalza. Con la Scozia è un discorso diverso perché lì dovremmo essere noi capaci di imporre gioco e non abbiamo questa confidenza, nel senso che stiamo sviluppando, e perciò quello è il primo ostacolo, comunque quello che può essere una difficoltà. La Scozia, che comunque ha rilanciato un progetto, stanno lavorando, io le ho viste, credo che le ragazze meritino
il massimo rispetto, perché ho visto un gruppo di ragazze che determinate, che lavora per un obiettivo. Poi... Quindi vietato parlare di Cenerentola? Ah, no, 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 vai, perché vai. Lo eravamo noi, cioè, prima o poi... Domenica comunque, da pronostico, partite da favorito, cioè non perdete con la squadra dal 2009, certo. Stando al pronostico. Però due anni fa da loro vincemmo 8-0. E una vittoria che arrivò dopo quella con la Francia. Con la Francia, certo, dove era, sì, comunque anche lì era da confermare, diciamo, l'exploit, quindi anche là, sai, gestire a livello mentale queste cose non è facile, quindi ne siamo consapevoli che questa sarà una trasferta impegnativa. Chi è stato? Capitano! Capitano, hai 2 secondi per me? E anche te, no, no, anche te, vieni, vieni, dai, no, no, scappare. Io non so parlare. Niente, no, parliamo in spagnolo, che tu sai parlare in spagnolo. Ciao. No? Vieni qua vicino, dai. Ciao. Che carine che siete. Allora, raccontami cosa significa tornare in Francia Corda. La facciamo un po' retorica, dai, perché comunque è bellissimo, dai, racconta. Sì, sì, è bellissimo. Ci spiace non poter giocare qui quest'anno. Infatti. Magari l'anno prossimo. Bei ricordi, ti ricordi quel trionfo? Come non ti ricorderai quel trionfo in estremi contro la Francia qui? Assolutamente. Che lavoro avete fatto oggi? Oggi abbiamo fatto un po' di combattimento all'inizio e poi abbiamo ritrovato un po' il collettivo. Un po' si è arrabbiato un certo momento Gian Domenico, eh? Urlato un attimino. Vabbè, è normale, penso che ci stia per attirare un po' di più l'attenzione, però comunque penso che sia andato abbastanza bene l'allenamento di stasera. Che aspettativa abbiamo? L'aspettativa è sicuramente di fare un bel gioco e di trovare sicuramente la prima vittoria quest'anno in questo torneo. Però credo che sia, siamo tante giocatrici giovani, sì, e credo che sia l'obiettivo principale giocare e avanzare sempre il pallone in mano, tenere più palloni possibili e quando non ci abbiamo logicamente recuperarli. No, io ho spiato sinceramente l'immaginario che avete fatto, no, il gioco così, ho visto che i palloni sono pochissimi, quindi il bilancio di queste due partite, quella che hai avuto più difficoltà? Ma credo la prima? Forse anche sì. Perché è stata la prima effettivamente, sì. Diciamo che contro l'Inghilterra abbiamo giocato un po' più di palloni e ci siamo un po' più ritrovate. La prima è stata un po' più tosta. Ah sì? Per quanto riguarda le ragazze che ci saranno per questa partita, più o meno, la squadra già l'avete? La si sa la squadra? No, non ci hanno ancora detto la formazione definitiva. Senti, questa partita è la più complicata per varie ragioni. Tralasciando il cucchiaio di legno, chi se frega, c'è il mondiale e c'è il fatto che arrivate da due partite dove praticamente si è difeso tantissimo e bene, soprattutto contro l'Inghilterra. E adesso la partita dovete farla voi, cioè entrate, sì, in campo voi da favorite. Da favorite è sempre... È sempre difficile entrare in campo da favorite. Con il pronostico. Sì, è vero. Anche due anni fa abbiamo faticato là, che abbiamo vinto giusto 8-0. Comunque noi entriamo in campo naturalmente per vincere, ci mancherebbe. Maria, noi ci conosciamo e mi fa piacere di... vedere la tua escalation. Diciamo che il tuo club è Monza, hai vinto anche lo scudetto con il Monza. Sì. E come mai il rugby per la prima volta? Come mai l'approccio al rugby? Un po' per caso in realtà, a scuola con il mio professore di educazione fisica al liceo ci ha proposto questo sport e così per gioco ci ho provato e mi sono innamorata subito. Infatti, bello, dai. E quindi da lì non ho più smesso. Peccato il mondiale a Parigi, che l'Italia era assente. Adesso ormai c'è l'obiettivo. Sì, infatti è l'obiettivo il prossimo, giusto? Certo. Salutiamo qualcuno in particolare? Salutiamo a chi? I miei compagni di squadra, il mio allenatore Alessandro Geddo e il mio preparatore atletico Matteo Artino. Benissimo. Io ti auguro il meglio. Domani partite a Edimburgo, giocate domenica e sì. Lo diciamo in inglese. All the best, ok? Grazie mille. Hasta la vista, grazie, ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando.